Ben ritrovati una nuova edizione di Senior News. Vediamo insieme i titoli di oggi. Pronto Senior Salute, il servizio dedicato agli over 65, caregiver e familiari per ridurre le liste d'attesa. Tumore al polmone negli anziani, le terapie chirurgiche e farmacologiche. Conoscere il colesterolo, tutte le risposte in un sito internet. Senior Italia Federanziani si rinnova, Maurizio De Plano alla direzione strategica. Attivo da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30 il numero 06 62 27 44 04 Pronto Senior Salute, il servizio che Senior Italia Federanziani mette a disposizione degli over 65 per aiutarli a ottenere rispetto da parte dei CUP dei tempi indicati dai medici all'interno delle prescrizioni per le visite specialistiche, gli esami diagnostici e ricoveri e troppo spesso ignorati al momento dell'assegnazione degli appuntamenti. Anche i caregiver e i familiari per conto dell'anziano che sta riscontrando difficoltà potranno rivolgersi a Pronto Senior Salute. Il tumore del polmone è la terza neoplasia più diagnosticata nel nostro paese. Nel solo 2020 sono state oltre 40.000 le nuove diagnosi. Di queste, più dell'85% è correlata al fumo di sigaretta e la maggior parte dei casi riguarda il tumore al polmone e non a piccole cellule. La terapia del tumore al polmone si differenzia in base alle caratteristiche del carcinoma. Sentiamo. I progressi ci sono stati non solo per l'utilizzo di tanti farmaci, da un lato, ma anche della qualità dei farmaci che danno minori effetti collaterali. E dall'altro, pazienti che una volta non pensavamo di operare perché erano ottantenni, 75, 80, 80 e più anni, oggi possono con queste tecniche minimasive subire un intervento senza grossi effetti collaterali. E se noi pensiamo ai casi operabili in stadi iniziali, noi possiamo dire che abbiamo la guarigione, quindi si parla di sopravvivenze dell'80-90% a 5 anni e di più. Quindi specificare che quando si parla della sopravvivenza a 5 anni, è il termine dei 5 anni, non è che arrivati a 5 anni uno non sopravvive. Certo. Parliamo di pazienti che hanno una lunga sopravvivenza, per cui è importante la diagnosi precoce, tant'è vero che si stanno sviluppando quelli che sono gli screening, come si usano oggi per il tumore del colon, per il tumore della mammella, anche per il polmone. In molte regioni stanno partendo degli screening, cioè il paziente che ha una certa età, che ha avuto una storia di fumo, si fanno delle TAC, quindi delle tomografie assiali computerizzate. Ogni anno, un anno sì, un anno no, in maniera tale che si possa fare una diagnosi precoce, perché se si fa la diagnosi precoce è più facile fare, diciamo, un trattamento migliore, cioè la terapia chirurgica. Il 54% della popolazione europea soffre di ipercolesterolemia. Non tutti però sono consapevoli di quanto possa essere pericolosa questa condizione e dei rischi gravi che si incorrono. Conoscere il colesterolo è fondamentale. Un aiuto arriva dal web. Il sito AB Colesterolo fornisce tutte le informazioni e le risposte alle domande a partire da che cos'è il colesterolo HDL ed LDL. L'HDL è il cosiddetto colesterolo buono perché non si accumula nell'organismo e viene anzi eliminato. In questo caso gli esperti suggeriscono che una quantità sufficientemente alta di questo colesterolo aiuta a ripulire i vasi sanguigni dal grasso in eccesso. L'LDL invece è noto come colesterolo cattivo perché tende ad accumularsi nelle cellule e nei vasi sanguigni, provocando diversi problemi. Senior Italia Federanziani prosegue nel rinnovo strategico della sua organizzazione e nel rafforzamento della sua squadra dirigente, con l'arrivo in qualità di responsabile per la strategia di Maurizio De Plano, già direttore marketing di Pfizer Italia. Sentiamo. E strategicamente Senior Italia Federanziani si propone di rafforzare il ruolo del paziente ultra 65enne nell'ambito della società, sia nel sociale che in ambito sanitario. E la strategia sarà quella quindi di mettere al centro del dibattito sociale e sanitario il paziente ultra 65enne. Oggi, a causa del Covid, siamo abituati a vedere il paziente anziano, la persona anziana, come un'emergenza da risolvere. Il nostro obiettivo sarà quello invece di mettere il paziente anziano come un valore nella società e quindi da
riscoprire quello che è il ruolo reale dell'anziano nella società. Quindi non un'emergenza, ma una realtà da valorizzare. Senior News termina qui. Vi ricordo che questa edizione e tutte le altre potete trovarle sul sito www.senioritalia.it. Arrivederci alla prossima edizione.